Il presidente degli Stati Uniti d'America uscente, sto ovviamente parlando di lui, di Barack Obama, che per molti anni ha governato in modo più o meno positivo, a seconda di come la intendete vedere, tutti gli Stati Uniti d'America. Pensate che ha espulso ben 35 diplomatici russi, probabilmente come vendetta per l'hackeraggio alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti d'America, che vi ricordo in inglese si chiamano United States of America. Una voglia, un preciso compito, una forte sicurezza da parte del presidente dell'America Obama uscente. Obama, appunto, quella di espellere questi 35 diplomatici russi come vendetta per l'hackeraggio alle elezioni presidenziali. Vi ricordo che, come sapete bene, penso, ma lo tengo a dire nuovamente, che l'attuale presidente degli Stati Uniti d'America, che tra poco prenderà posto effettivo alla Casa Bianca, alla White House, si chiama Donald Trump. Trump prenderà dunque il posto nel gennaio dell'anno 2017. Ci siamo, mancano oramai pochi giorni di tempo e vediamo quello che per l'appunto il nuovo presidente dell'America, Donald Trump, sarà in grado di compiere e se sarà nella condizione di governare uno Stato americano come questo, che è veramente immenso per quanto è grande, per quanto esteso. Pensate che per fare tutti gli Stati Uniti d'America ci vorrebbero almeno 30 o 40 Italie, quindi 30 o 40 nazioni come l'Italia, per riuscire a creare, per riuscire a corrispondere la medesima superficie degli Stati Uniti d'America e servirsi quindi di pezzi di terra molto elevati. Bene, questo è quanto. Fatemi sapere cosa ne pensate di Barack Obama, presidente uscente degli States, e vorrei anche sapere però cosa ne pensate di Donald Trump. Cari saluti, a presto.